Buongiorno e bentrovati. Questo è un video simile a un video che ho già fatto qualche tempo fa sul toccare gli orecchi al cavallo. La proprietaria di Avanna mi ha specificatamente chiesto di lavorare un pochino sull'aspetto di essere toccata negli orecchi perché questa cavalla qui in particolare ha delle difficoltà. Io non l'ho ancora testata mai e quindi lo andiamo a fare insieme ora per la prima volta. Non a caso ho scelto una giornata come oggi che non tira vento e ci sono un po' di moscerini. Perché? Perché i moscerini danno noia alle orecchie nel cavallo. Per cui io posso agganciarmi un po' al fastidio che lei ha nelle orecchie per via dei moscerini e fargli trovare sollievo, guarda caso, quando gli tocco dentro le orecchie. Voi me l'avrete sicuramente visto fare mille volte ai miei cavalli, quando io sono lì che magari chiacchiero con voi o faccio altre cose, appena posso prendo sempre le orecchie del cavallo e glieli gratto dentro, e quello è uno dei motivi per cui i nostri cavalli si fanno toccare tranquillamente le orecchie. Dovete pensare sempre all'obiettivo finale e al processo che c'è nel mezzo. Se io ho bisogno di mettere una medicina, per esempio un antifungo, nelle orecchie del cavallo, non posso aspettare il momento che ne avrò bisogno, subito, ora. Devo lavorarci prima, quindi devo lavorarci quando magari il cavallo non ha fastidio dovuto al fungo nell'orecchio. Vi ricordate com'è che ho fatto l'altra volta con la magnolia? Si fece? Com'è che ho fatto? Andavo piano piano e andiamo un pochino più indietro, ok, brava, così mi va bene, e facevo un pochino di gioco d'amici fino a che non arrivavo a prendere l'orecchio e tornavo indietro, Cosa posso fare in questo caso? Se lei mi fa arrivare l'orecchio, perché ricordatevi che io adesso devo entrare dentro l'orecchio, posso prendere l'orecchio, massaggiarlo, vedete lei cosa fa? Massaggiarlo un po', e siccome c'ha i moscerini nell'orecchio, con il pollice vado a fare questo, verso l'esterno, vedete? Così, verso l'esterno. Lei alza un po' la testa, ma siccome non vado verso l'interno, è qualcosa che entra, ma poi dopo se ne va, entra e poi dopo se ne va, è una cosa che sentano il sollievo ma non il fastidio e neanche la preoccupazione che invece gli darebbe se facessi al contrario. Ecco, prendo, adesso faccio un pochino di più. E adesso cosa voglio? Non mi basta questo, voglio che abbassi la testa, quindi ricordate, ve l'ho fatto vedere anche di là, mettete la mano, prendete un po' di pressione dietro la nuca con la mano e aspettate che lei abbassi la testa, e magari ci vuole un quarto d'ora. Eccolo qua, brava ciccia, e poi il rinforzo positivo che mai, diciamo che male non fa. Proviamo da quest'altra parte, quindi idem, vado su, entro e esco. Vedete? Se avessi della medicina da dargli, la potrei mettere qui sul pollice e andare. Vedete che adesso lei trova sollievo? Proprio perché oggi è un giorno dove ci sono tanti moscerini e io sto usando il sollievo che gli dà il mio dito come rinforzo positivo. Vedete? Adesso lei se lo fa accarezzare senza problemi. Quindi Raffaella, la proprietaria di questa cavalla, adesso può vedere che la sua cavalla si fa toccare ben volentieri dentro le orecchie. Ok? È relativamente semplice. Con i cavalli è difficile che le cose durino più, come dice Parelli, che durino più di 2 giorni. Quindi spero che anche questo video vi sia un pochino d'aiuto come strategia da poter usare in certe situazioni. Se vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like, se non vi è piaciuto fatemelo sapere sempre tramite il pollicione in giù invece che in su. Lasciatemi un commento e noi ci vediamo la prossima volta.
I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.